Andiamo a fare un altro graffito. Facciamo questa volta il prendere una papera. Allora, tac. Però scusami, è un pescatore, perché dovrebbe prendere una papera? Forse questo è il controsenso. Vediamolo. Sarebbe bello se però effettivamente avesse integrato, dopo l'incontro con Fetch, nelle sue opere davvero il neon per dargli più risalto. Poi ovvio che poi magari il neon dopo un po' scompare, cioè l'effetto proprio neon che magari usa Fetch. Però tipo il disegno della faccia di Brett era rimasto, poi ovvio che magari di storia è scomparso. Vediamo. Ho reso il mondo un posto migliore. Minchia, è più grossa la papera e più bella la papera di tutto il resto. Comunque, andiamo. Eccolo lì. Siamo saliti di livello? No, missione del quartiere disponibile. Perfetto, perfetto. Perché poi queste magari me le faccio da parte o me le faccio quando serve per avanzare da solo. Allora, io intanto... Ecco qua. Siamo a 5 frammenti, se non sbaglio. Esatto, con 6 potenziamenti disponibili. Ma il fuoco si è spento, sì. Effetti collaterali, mi spiace. Ed eccone un altro. E per fortuna non troppe persone si spaventano. 7 potenziamenti disponibili. Vediamo che cosa possiamo fare. Allora, quanto vuoi per questa qui? 5 frammenti, ok. Non credo esatto che ci manchi moltissimo, forse per salire di livello. In realtà non ne sono totalmente certo, però teniamoli da parte per il momento. In generale per il movimento quello di Neon è un potere superiore, però questo abbiamo, questo usiamo. Ah, aspetta, dov'è? Eccoti qua, ciao. Dammi il frammento, grazie. Ed è arrivato il momento di scalare cotesta rocciona. E fammi indovinare. Ma esatto, il colpo finale, anzi aspetta, il colpo finale ti rimane se cambi da uno all'altro. L'importante era quello. Obiettivo in vista, là sopra. Tan ta ta tan. E adesso assorbiamo il fumo, oh, pensa un po'. Pessima mossa. Bella idea, eh? Sarà allora fantastico. Yahoo! Colpo dall'alto. Torrette automatiche. Ma così non vale. Beh, devono fare anche loro il loro gioco, no? Aspetta. Ah, ecco fatto. Quindi il loro tallone d'Achille era il di dietro. Oh, aspetta, no. Devo continuare a saltare da una torretta all'altra. Non mi ha dato i missili. Dov'è? Ecco, appunto. Adesso i missili sarebbero stati davvero comodi. Peccato che non me ne hanno dati. Gli affari non perdonano. Lo so che non perdonano. Dammi un secondo. Ci passo io di qua. Calmo. Ci passo, ci passo. Ecco qua. Mi servirebbe del fumo. Cioè... così suona malissimo, aspetta. Andiamo di sopra a distruggergli. Stanno sparando addosso. Ma giusto perché mi stanno antipatiche. Ecco qua. Ecco qua, ciao. Addio torretta. Ora, la prossima dov'è che è? Là sotto, credo. Eccolo lì l'elicottero, bello. Ma non hai imparato niente da me al Crocodile. Stai giù e mettiti a arrivare. Grazie, Fetch. Sai com'è? La stavo cercando però la torretta. Scendi di sotto? No, pazzo. Ecco qua. Aspetta un attimo, vediamo se... Perfetto, vediamo... No, non fa fumo, peccato. Questo sì però fa fumo, okay. Ottimo. Questo sì che è un bel salto. La macchina non mi serve ora. A meno che non la usi come rampa di lancio. Ma va? No, e che palle, vabbè. E addio. Avete deciso di non nascondervi più dietro i vostri giocattoli, eh? Fermo.
colpito. Sei finito. L'ho preso. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Preso. Anche questi qua grossi sono comunque esseri umani. Ho lasciato una scia di cadaveri lungo tutto il ponte. Beh, oddio, non proprio cadaveri, eh. Attenzione. Qua invece dovremmo usare un altro potere, ovvero il neon. Tan ta ta tan. Merda. Che hanno fatto i ponti per starti così sul culo? Quindi mi riconosci? Ah, sì, sì. Sei quella che un paio di settimane fa mi ha colto in flagrante e mi ha lasciato andare. Sei cambiato da allora. Intendi la roba del fumo? Sì, è nuova. So che hai dei nuovi poteri. Hai ampliato il tuo arsenale. Non so dove tu l'abbia sentito, io. Sono solo un povero sparafumo. Sono un povero spacciatore. No, shh. Ah. Già, per ora mi è servito a poco. Anche perché in realtà non abbiamo tutti i potenziamenti che ci servono. Aia. Questo è difficile da tirare giù, purtroppo. Aia, minchia. Allora, fermi. Vediamo se riesco a colpirlo così. Sai che mi sa di no, però. Pamparabà. Colpito. Però mi sa che è ancora vivo. E noi abbiamo fatto assolutamente nulla. Lo so. Diavolo, quanto sei grosso. Lo so che sono speciale, bella. Io sono grossi. Anca troia. Vabbè, finché non te lo fanno sentire piccolo, che problema c'è? Arca troia. Fermo. Bastardo, la frusta. Mi serve. Fermo, non posso convincerti a farti buttare giù, vero? Di sotto, magari. Ma dai, ma ogni volta che sto per colpirti ti nascondi, fai cose. Hai rotto le palle, stai fermo. Non vedo, sei contro luce. Ecco qua. Aia, ma che palle che esplodono. Preso. Dai, brutto minchione. Non ci si stanca mai. Preso in faccia. Qua. Ti dispiace se assorbo ancora un po' di neon prima? Oh, ok, forse ho un po' mentito sulla questione del neon, ma potrei farci risparmiare un sacco di tempo. Devo solo assorbire un po' del tuo potere, tutto qui. Mi stai chiedendo di regalarti il mio potere? Beh, no, non tanto da inabissare un ponte, ma abbastanza da togliere le tue lame di cemento dai miei amici. Quello sì. Di te non mi rivedrai mai più. Io ho un'idea migliore. Di venire con me? Ecco, appunto. Non mi saresti d'aiuto là nella tua baracca? Perché non resti qui con me?
No, preferisco la mia idea. Darcy. Mi deludi. No. E invece... io dico di sì. No. Per fortuna che il cemento si leva facilmente. Cioè, vedi, io capisco. Magari il cemento, tu sei a terra, ti copre. Ma addirittura farlo uscire dalle gambe è quello che davvero non riesco a comprendere. Aia. Il nostro salvatore dov'è? Non ce lo fai vedere? Peccato. È volato via insieme a quel drone. Ecco fatto. Fermo lì. Ecco finalmente la mia meta, il quartiere Lantern. Ho fatto il giro largo. Dov'è andato? La prova. Fermo. Preso. Detto ciò, ecco qua. 9 frammenti.